La Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Raimondo Loforti, ha disposto una nuova perizia sulla intercettazione della conversazione tra Jessica Pulizzi e la sorella Alice, nella quale emergerebbe il coinvolgimento della madre nel rapimento della piccola Denise Pipitone. Sotto processo in appello, dopo una soluzione di primo grado, Jessica Pulizzi, sorellastra della bambina scomparsa a Mazara del Vallo, accusata di sequestro di persona. La sorella Alice, chiamata a deporre in aula, ha negato di aver mai accusato la madre. I giudici hanno così deciso di disporre una nuova perizia. L'udienza è stata rinviata al prossimo 30 gennaio. Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Castelvetrano. Notificate questa mattina 7 misure cautelari e scattate 2 denunce. I principali spacciatori, 2 giovani campobellesi. La droga finiva a Campobello di Mazara, ma anche Castelvetrano, Vita, Salemi e Partanna. All'alba di oggi i carabinieri della compagnia di Castelvetrano, con il supporto dei militari delle compagnie di Mazara del Vallo ed Alcamo, hanno notificato a 7 persone un'ordinanza che dispone la misura cautelare dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria emessa dal GIP del Tribunale di Marsala. I destinatari delle misure, tra cui una donna di età compresa tra i 20 e i 51 anni e residenti a Campobello di Mazara, Castelvetrano, Salemi e Vita, sono ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. L'indagine, denominata Iron, è condotta dai carabinieri della stazione di Partanna, insieme al nucleo operativo e radiomobile di Castelvetrano, a partire da ottobre 2012 fino al marzo 2013, ha fatto luce su una fiorente rete di spaccio nei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Vita, Salemi e Partanna. Le indagini, supportate anche da intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno permesso di individuare in 2 giovani campobellesi i principali spacciatori, che, coadiuvati dalla fidanzata di uno dei due, erano dediti ad una ricca attività di smercio di marijuana ed hashish a Campobello e dintorni. Incessanti le richieste telefoniche da parte degli acquirenti, che, temendo di essere intercettati, utilizzavano sempre parole convenzionali per richiedere specifici quantitativi di droga. Alcuni di loro, a loro volta, cedevano la sostanza a terzi persone. Nel corso delle indagini sono stati complessivamente sequestrati circa 1,5 kg di marijuana ed è stato accertato che i 2 giovani erano soliti rifornirsi di sostanze stupefacenti a Salemi da un altro destinatario di misura cautelare. Pare inoltre che i 2 giovani pusher, per recuperare un grosso credito da parte di un cliente, gli abbiano sottratto un ciclomotore esigendo l'estinzione del debito in cambio della restituzione del veicolo. I 2 infatti sono ritenuti responsabili anche del reato di estorsione in concorso. Si tratta della seconda operazione volta a colpire il traffico di droga messa a segno nell'arco di pochi giorni dai carabinieri di Castelvetrano. Risale infatti soltanto alla settimana scorsa, quella ribattezzata Venerdì Nero, che portò all'arresto di 2 giovani gibellinesi. In merito allo stadio Sant'Ippolito di Alcamo, recentemente oggetto di dibattito sui social network e di rimbalzo sugli organi di stampa, l'assessore allo sport Stefano Papa, in una lunga nota, fornisce delle informazioni utili, a suo dire, a dipanare ogni dubbio su quale sia il reale stato dell'arte della struttura, ad oggi sottolinea non collaudata né omologata. Papa chiarisce innanzitutto che lo stadio ancora ad oggi non è stato consegnato dalla ditta esecutrice dei lavori al comune, tranne il solo rettangolo di gioco e le aree di accesso ad esso. Parziale consegna avvenuta lo scorso 2 gennaio al fine di avviare una serie di allenamenti necessari per l'assestamento del manto in erba sintetica, così come indicato dalla Lega Nazionale Dilettanti, ed anticipare così i tempi per l'omologazione. Si è dunque proceduto ad autorizzare, intanto per una settimana rinnovabile, sia gli allenamenti dell'ASD Alcamo e quelli della Polisportiva Alcamà, secondo gli orari richiesti dalle stesse. Fermo restando, dice ancora Papa, che nei giorni a seguire sarebbe avvenuta l'interlocuzione con le altre realtà sportive interessate all'utilizzo dello stadio. Restano pertanto inibiti all'utilizzo tutti i locali degli spogliatoi, dei servizi igienici, dell'infermeria, della tribuna, per i quali si attende che la ditta completi la documentazione per i collaudi e le certificazioni che serviranno ad altri enti per concedere l'agibilità e il collaudo. Le scuole calcio, così come già previsto,
e poi concordato nel successivo incontro, prosegue l'assessore, al momento hanno a disposizione tutte le restanti ore, ribadendo che ogni allenamento è consentito in forma precaria e quindi anche in ordine alla sicurezza. Si chiederà formalmente ad ogni società di provvedere all'assicurazione dei singoli atleti, nonché all'obbligo di dotarsi di un presidio di pronto soccorso, vista l'inagibilità dei servizi igienici e dell'infermeria. Papa ringrazia infine i presidenti e i legali rappresentanti delle realtà calcistiche del territorio, il presidente della Consulta dello Sport e l'ufficio comunale per la collaborazione, invitando tutti per il futuro a rivolgersi direttamente al suo assessorato, che rimane disponibile a qualsiasi confronto produttivo. E siamo sempre ad Alcamo, parliamo di beni confiscati. Al via i lavori di ristrutturazione degli immobili di Via Croce e Via Tornamira prima dell'estate. La prossima settimana l'affidamento dell'appalto. Nascerà un pronto soccorso sociale e si trasferirà il centro antiviolenza. Prima dell'estate si apriranno i cantieri nei due beni confiscati di Via Tornamira e Via Benedetto Croce ad Alcamo. Il prossimo 21 gennaio avverrà l'assegnazione così come calendarizzato dal Comune. Se non ci saranno intoppi, potranno iniziare tra qualche mese i lavori, dopo l'iter burocratico necessario, per la verifica del possesso dei requisiti da parte della ditta aggiudicataria. Siamo in presenza di un investimento complessivo di 700.000 euro, quindi 350.000 euro destinati ad ogni immobile. Per quanto concerne il bene di Via Arciprete Giuseppe Virgilio, all'angolo con la Via Croce, nei pressi di Via Loro, saranno rimessi in sesto il secondo e terzo piano dell'appartamento in corso di costruzione, ed è qui che il centro antiviolenza si sistemerà in un luogo assolutamente più adatto rispetto all'attuale sistemazione nei locali dell'URP in corso 6 aprile. Più volte gli addetti ai lavori avevano sostenuto che l'attuale sede, in posizione eccessivamente centrale, non era consona ad una struttura di questo tipo dove si raccolgono le denunce per violenza. Quindi vi era il concreto rischio che le vittime potessero essere facilmente individuabili. Il Comune in tal senso ha dato una decisa accelerazione, approvando non solo il progetto, ma inserendolo organicamente all'interno del piano triennale delle opere pubbliche. Il centro antiviolenza del comune di Alcamo è promosso dall'assessorato comunale alle pari opportunità ed è stato istituito nell'aprile 2008 a seguito di un protocollo d'intesa tra la provincia di Trapani, i comuni di Alcamo, Valderice, Buseto Palizzolo, la consigliera di parità della provincia di Trapani, la questura di Trapani, la Caritas diocesana e l'ASP 9 di Trapani. Una struttura che nello specifico opera a favore delle donne ma anche di minori che hanno subito molestie sessuali, violenze e fenomeni di mobbing lavorativo. È gestito da professioniste volontarie dell'associazione Le Pleiadi ed offre un servizio gratuito di prima accoglienza, di consulenza legale e sostegno psicologico nel rispetto assoluto della privacy. L'altro immobile di Via Tornamira è stato assegnato in parte all'associazione Solidarietà e Partecipazione che opera nel campo dei servizi sociumanitari e che si trasformerà in pronto soccorso sociale, un bene che è stato al centro di una vera e propria bufera nei mesi scorsi. Infatti questo immobile era stato inizialmente assegnato per divenire sede dell'associazione antiracket e antiusura Alcamese, ma il suo presidente si è rifiutato, non prendendo neanche le chiavi perché è stata ritenuta inadatta la struttura per raccogliere le denunce di commercianti e imprenditori, tesi che è stata recentemente sposata anche dal consigliere comunale Antonio Fundarò, il quale aveva dichiarato che la sede di Via Tornamira è un luogo davvero troppo isolato e che lo si confà a chi cavalca o intende farlo un percorso di crescita culturale della città di Alcamo. E così l'immobile è praticamente rimasto sino ad oggi sguarnito. Il Comitato Spiaggia di Torrazza di Petrosino esprime grande soddisfazione per l'istituzione e la convocazione della commissione che provvederà alla ridelimitazione del confine tra la parte pubblica e la parte privata della spiaggia. Il Comitato aveva presentato formale richiesta alla Regione nel dicembre del 2011 e dopo 3 anni finalmente, dichiara il Comitato, otteniamo una risposta. Un passo senza precedenti nella gestione del territorio e dell'ambiente in Sicilia, perché è la prima volta che si avvia una procedura simile. La battaglia del Comitato ha avuto inizio nell'agosto del 2011 con il lancio di una petizione popolare che ha riscosso oltre 2.500 adesioni e il sostegno pubblico di personalità come Rita Borsellino, Dario Fo, Franca Rame, Claudio Favaro, Ipaci e Giuliana Sgrena, oltre all'attuale presidente della Regione Crocetta. Petizione sostenuta anche da Gaspare Giacalone, eletto sindaco nel maggio del 2012. La prima convocazione della Commissione è prevista per il prossimo 21 gennaio. Il Comitato, come previsto dalla legge, parteciperà ai lavori. Aver ottenuto 1,5 milioni di euro per la ristrutturazione dell'ex carcere mandamentale da destinare a Civic Center, ottenendo il primo posto nella graduatoria regionale, è un motivo di orgoglio. Adesso però è necessario definire i rapporti tra il Comune,
proprietario di una parte dell'immobile, e l'ex provincia regionale di Trapani, proprietaria della parte restante. Non è pensabile che si proceda a noi ad effettuare lavori per realizzare un civic center e che la parte di proprietà provinciale rimanga abbandonata. Lavoreremo affinché la regione faccia proprie le nostre istanze e dia al nostro comune la piena proprietà dell'intero manufatto. A dichiararlo il sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi nel corso del sopralluogo effettuato con il tecnico comunale Salvatore Ferrara nell'ex carcere che diventerà appunto un civic center. La gara per i lavori di ristrutturazione del complesso è in corso e il 21 gennaio si procederà all'apertura degli allegati economici. I lavori avranno la durata di 180 giorni decorrenti dalla consegna all'impresa che risulterà aggiudicataria del pubblico incanto. Intitolazione a Partinico di una via al battagliero sindacalista Nino Amato ed è scontro tra il comune e la famiglia. Non piace ai figli di Amato la strada periferica individuata dall'amministrazione e minacciano di boicottare l'iniziativa. Non ci sarà nessuna strada intitolata Nino Amato se le condizioni resteranno queste. La famiglia Amato non ci sta rispetto alla recente decisione della giunta di Partinico, guidata dal sindaco Salvo Lo Biondo, di intitolare la via Z24, arteria che sbocca sul viale dei Platani, a Nino Amato, battagliero ambientalista e sindacalista scomparso 12 anni fa prematuramente. La memoria di mio padre, afferma uno dei figli, Sergio Amato, non può essere ricordata in questo modo, intitolando una viuzza che assomiglia più ad una trazzera. Non c'è asfalto, questa arteria è totalmente in degrado. Chiediamo come famiglia che a mio padre venga intitolato il principale viale dei Platani a riconoscimento delle sue tante battaglie per il diritto a vivere in un ambiente salubre. Più soft la posizione dell'altro figlio di Amato, Fabio. Quantomeno chiediamo che venga data dignità a questa strada, le attuali condizioni sono davvero da terzo mondo. Dal comune di Partinico però rispondono picche sulla proposta di cambiare l'intestazione di viale dei Platani. Secondo l'amministrazione, con ogni probabilità questa proposta verrebbe bocciata dalla prefettura, a cui spetta l'ultima parola per le variazioni della toponomastica di una città. Si tratta di una via identificativa di Partinico e quindi storica, e quindi un cambio di denominazione difficilmente verrebbe favorito. La decisione dell'amministrazione comunale di intitolare questa strada non è casuale, ricade infatti a ridosso del viale dei Platani, nel quartiere in espansione attorno alla distilleria Bertolino, industria insalubre di prima classe che per tutta la sua vita Amato ha combattuto perché a suo dire era una delle cause del grave inquinamento atmosferico a Partinico. Da verificare adesso come e se verranno ricuciti gli strappi con la famiglia Amato. A prescindere, dovrà essere sempre alla prefettura a esprimersi prossimamente, quindi ad oggi non vi è ancora nulla di definitivo. Il presidente del Consiglio Comunale di Partinico però conferma che questa decisione è assolutamente condivisibile. È un atto dovuto nei confronti di una persona che ha dato morto al nostro paese e soprattutto nell'ambito dell'ambiente. E non è un caso che la scelta che è stata fatta proprio è vicino alla distilleria Bertolino, che lui per tantissimi anni con grande dedizione ha combattuto. Quindi noi speriamo che questo atto venga quanto prima concluso e si possa poi mettere questa strada, intitolare questa strada e fare una grossa manifestazione in onore appunto di Nino Amato. La marsalese Ninfa Parrinello è stata eletta all'unanimità nuova responsabile del coordinamento provinciale donne dello SPI-CGL. L'elezione è avvenuta nel corso dell'incontro L'età delle scelte, tempi, lavori, relazioni e nuove libertà, che si è tenuto nella sala conferenze Domenico Limuli di Palazzo Riccio di Morana. Ninfa Parrinello, componente del direttivo provinciale e regionale dello SPI, subentra Giuseppina Pellerito per 4 anni alla guida del coordinamento. Troppo spesso, ha detto la neoeletta Parrinello, le donne sono costrette ad abbandonare il lavoro a causa della maternità o per la cura di familiari non autosufficienti o ancora indotte dai datori di lavoro con il meccanismo delle dimissioni in bianco. Non va trascurato inoltre, continua, il fenomeno della povertà femminile. Per contrastare queste e altre questioni, le donne dello SPI proporranno una serie di misure che saranno elaborate a breve e che saranno sottoposte alle istituzioni del territorio. La responsabile Parrinello sarà affiancata da 20 componenti. E il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci e buon fine settimana.